Il y a des journalistes français? Non? Non? Ok. Quindi dobbiamo tradurre lo stesso? No. Non sono francese? No, sono qua, no. Mi fa... Non lo sapevo. Vabbè. No, ho capito. C'è il nostro uomo? Non c'è come là. Ecco. No, no. Adesso forse arriva. Il y a la paix française. Ouais. Ok. Je l'ai trouvé. Dov'erano? 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 Contesto parlando. Dove erano prima? Dove erano i giornalisti francesi? Sono arrivati a Francia. Allora tradurrò ovviamente francese italiano, italiano francese. Vai. Possiamo? Francesco, si riparte, abbiamo accantonato un attimo la Champions League, però siamo sempre in Europa, siamo in Europa League e adesso riparti con il tuo solito, credo abbiamo visto, abbiamo parlato in questi giorni, dopo abbiamo visto l'Udinese Lecce, ti stai costruendo un nuovo miracolo bianconero, possiamo definire così? No, è una nuova stagione, è un miracolo, io non sono capace di farli e di farli e quindi eventualmente ci sarebbe da vedere, c'è tutta una stagione per vedere cosa riusciremo a fare. Bon, on va repartir avec l'Europa League, il faut s'oublier de la Champions League. Vous avez bien commencé à Lecce, est-ce que vous êtes préparé pour un nouveau miracle cette année? Bon, c'est une nouvelle saison, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je ne fais pas de miracle, on a une longue saison devant nous et on verra ce qui se passe. Abbiamo perso per strada in Europa la Roma e il Palermo. E... Udinese e Lazio, oltre alle tre squadre che sono in Champions League, hanno il compito soprattutto di tenere alta la dignità del calcio italiano. Quindi come è un compito molto di grossa responsabilità, però si dice sempre che l'Italia snobba questa manifestazione dell'Europa League. L'Udinese ha adesso tutte le possibilità per far sì che l'Europa League invece ci veda protagonisti. Come vi presentate, ci tenete, giocherete con una formazione diversa perché avete anche il campionato? Bon, on a déjà perdu ici en Italie, la Roma e il Palermo. Donc, maintenant on a encore l'Udinese, la Lazio dans l'Europa League, on a trois équipes dans la Champions League. On dit qu'en Italie on ne donne pas beaucoup d'importance à l'Europa League. Comment est-ce que vous entamez cette aventure? Donc, vous jouerez avec l'équipe la meilleure? Io cercherò di essere molto sintetico, se no tra domande, traduzione, risposta, traduzione. Potrei anche parlare in francese, ma non voglio fare lo sboroncello, quindi facciamo così. Cerco di essere breve e sintetizzo. Noi ci teniamo, avremo una formazione competitiva, siamo in una nuova stagione che è difficile per noi perché tante cose sono, alcune cose sono cambiate. La manifestazione è molto, molto difficile. Credo che nessuno l'abbia snobbata delle squadre italiane, è solo una manifestazione difficile. Noi abbiamo un girone che è forse più duro di alcuni gironi di Champions. In più, volevo sottolineare una cosa, so che sto andando lungo, ma mi sembra la cosa principale. L'anno scorso, e secondo me non è un caso, ha vinto tre squadre portoghesi in semifinale, il Portogallo ha campionato a 16 squadre. Bon, que je cherche, je vais chercher de donner des réponses brefs le plus possible. Donc, on veut bien faire dans cette manifestation, ça c'est clair, mais c'est une manifestation difficile, c'est une saison longue. Moi, je ne pense pas que les équipes italiennes ne donnent pas de l'importance à une compétition comme l'Europa League. C'est clair que c'est difficile. C'est une saison ligue pour tous les, longue, excusez-moi, pour toutes les équipes. On a vu l'année passée que les équipes portugaises étaient là jusqu'à la fin, trois équipes en semi-finale. Et donc c'est pour ça que le championnat portugais a seulement 16 équipes. Et donc c'est pour ça que peut-être que leur saison était moins lourde. Buonasera, mister. Senta, questo Stade Rennais. Rennais, au Stade Rennais. Rennais, au Stade Rennais.
non è proprio una formazione conoscitissima. Cosa temere di questa squadra? Lei se la sa, studiata bene, quali sono i punti di forza? Lo staff ne sa un'equipe vraiment très connue au niveau européen. Qu'est-ce que vous craignez de cette équipe? E invece io so che è una bella squadra, perché è arrivata in alto lo scorso campionato ed è in alto in questo campionato. Ha dei giocatori importanti come Villa, per esempio, come Pietro Ipa. Conosco abbastanza anche gli altri. Una squadra dinamica, veloce, aggressiva, quindi un avversario difficile. C'è anche Domizia come Donc, moi je la connais très bien à l'équipe de Rennes. Ils ont bien fait l'année passée, ils ont terminé au bout de la Ligue 1. Moi je connais des joueurs au niveau européen comme Mdila et Vidrovia et beaucoup d'autres. Donc ça va être un opponent vraiment, vraiment très dur. Una domanda che faccio a tutti e due. Maurizio, due anni fa in Coppa UEFA c'erano 4 partite nel gironcino, non 6. Partendo bene, vincendo le prime 2 in pratica, l'Udinese si era messo un po' al riparo, ha ipotecato la qualificazione. Quest'anno che ce ne 6, vale lo stesso discorso secondo te oppure l'inizio non è così determinante? No, è certo. Une question pour Domizia. Bon, il y a 2 ans, dans le premier groupe de l'Europa League, il y avait seulement 4 matchs. Donc, si on entamait bien, on avait la possibilité de passer et de se relaxer encore. Maintenant, il y a 6 matchs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Credo che l'inizio sia sempre, non dico fondamentale, ma importante, sia a livello morale che prettamente numerico. Lo è in qualsiasi manifestazione, ovvio che più essa è breve, più diventa importante, però comunque partire bene è sempre un punto di grande forza. E poi, aggiungendo una cosa a quello che ha detto Emilio, io ho avuto l'esperienza recente di farla qui qualche anno fa, la UEFA, proprio con l'Udinese, di arrivare abbastanza in alto. Oltre ad essere difficile, la manifestazione è anche molto lunga, perché prima c'erano 4 partite, adesso ce ne sono 6, c'è chi ha fatto il preliminare, e addirittura una volta passato forse il girone si comincia dai 16esimi e non dagli 8esimi, quindi non penso che squadre, soprattutto in realtà come la nostra, snobbino queste competizioni, che realmente la competizione è difficile, lunga e dispendiosa. Bon, c'est clair que le début de la manifestation est très important, quand même s'il y a 6 matchs et pas 4. Moi, je l'ai déjà fait avec l'Udinese et c'est clair que ce n'est pas une question de ne pas donner de l'importance à une compétition comme ça. C'est que c'est très difficile, c'est très long. Donc, quelquefois, pour des équipes comme les Italiens, c'est pas facile d'arriver jusqu'à la fin. Io vorrei sapere dal mister, visto che appunto lunga e dispendiosa, quanto turnover ci dobbiamo aspettare? Est-ce qu'il y aura beaucoup de turnover entre les joueurs? Parce que c'est clair que ça va être un autre match, il y a beaucoup de match dans cette période. Un po' di turnover, un po' di rotazione la farò. Ho tanti giocatori, tanti ragazzi che vogliono mettersi in mostra. Però indubbiamente tengo anche conto del fatto che ci teniamo tutti a far bene nel girone e possibilmente a rimanere tra le prime 2. Et c'est clair que je vais changer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer. Mais donc c'est clair que je dois considérer l'importance de cette manifestation et donc je mettrai dans le terrain l'équipe la meilleure. Abbiamo 2 domande a Domizia. Maurizio, quanto trova la fisicità della squadra del Rennes? Sono giocatori abbastanza tosti. L'équipe de Rennes est une équipe très, très bonne au niveau physique, c'est une équipe costaud. Toi, tu penses que ça va donner un problème à ton équipe? Non, ma non credo debba preoccuparci solamente della fisicità. Comunque la nostra è una squadra molto strutturata da quel punto di vista, sia della corsa che della forza, quindi credo che ci dobbiamo preoccupare di un insieme di cose, di non pensare che sia un calcio totalmente diverso dal nostro.
pensare invece, come ti ha detto il mister in questi giorni, che è una squadra che oltre ad avere delle qualità fisiche importanti è allenata ed organizzata bene, quindi ci troveremo di fronte a un avversario sicuramente pronto sia dal punto di vista mentale ma anche e soprattutto dal punto di vista tattico. Je pense clair que c'est une équipe très forte au niveau physique, mais on ne doit pas seulement considérer ça. On est bien costaud et bien préparé nous aussi. C'est clair qu'ils ont aussi des joueurs très forts, comme Mr. Guidolin a déjà dit. Donc ça sera un adversaire très dur, pas seulement au niveau physique. Volevo sapere se sarà difficile calarsi in una dimensione europea di secondo piano dopo aver annusato l'area della Champions. Est-ce que ça va être difficile pour vous de vous habituer à une manifestation secondaire comme à l'Europa League après avoir joué les préliminaires de la Champions League? Non, guarda, mi viene quasi da sorridere, nel senso che riflettendoci bene, credo che la stragrande maggioranza dei nostri giocatori non abbiano mai quasi partecipato a nessun tipo di competizione europea, quindi non credo neanche lontanamente, insomma, che sia difficile, anzi dobbiamo prenderlo comunque come un motivo di orgoglio, perché questa manifestazione sappiamo bene noi all'interno del gruppo e della squadra come, con quale tipo di sforzo e con quale tipo di campionato ce la siamo conquistata l'anno scorso, quindi sicuramente non è vista come un ripiego, tutt'altro. Non, ça m'a fait sourire un petit peu, c'est clair qu'il y a beaucoup de mecs coéquipiers, excusez-moi, qui n'a pas joué à ce niveau, n'a jamais joué dans sa carrière, donc ça va être très important pour eux. Et on est au niveau d'équipe très orgueilleux d'être ici et on a dû souffrir beaucoup l'année passée pour être ici en Europe, donc on va s'engager au maximum. Una cosa ancora solo al mister, sinteticamente: Pinzi non c'è nell'elenco dei convocati perché ha un problema fisico o è rotazione, e secondo, in attacco ci sono tre punte, dovrei usare veramente il bilancino del farmacista per dosare le energie. Hai già deciso, chiaro che non ce lo dici, ma sei già deciso come fare? Bon, Pinzi n'est pas dans l'effectif pour demain. Est-ce que c'est un problème physique ou seulement de turnover? Toi, tu as trois attaquants dans ton effectif demain. Qui est-ce qui va jouer? Trois attaquants en action, excusez-moi. Pinzi sta bene, si è allenato, è una rotazione. Devo pensare, no, ci ho pensato e spero di aver pensato bene a come giocare davanti. Sicuramente abbiamo dubbio. Indubbiamente abbiamo scelte molto limitate in questo momento. Per ciò che concerne Pizzi, se sono un problema di turnover, ils se sentono bene. Per ciò che concerne l'attacco, le trois attaquants sur demain, j'ai déjà décidé, je sais déjà chi è che va jouer. On a des choix limités, on doit faire au mieux. Grazie a tutti, a domani. Grazie.